Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Come sempre, tutti i prodotti che vi mostro nell'info box trovate il link che vi rimanda al mio blog. Li troverete in ciappallini, i prezzi, dove acquistare i prodotti e tutte le informazioni del caso. Allora, non sono tanti, ma oggi che giorno è ormai? Non so più nemmeno che giorno è. Comunque, tra un paio di giorni mi trasferisco dai miei genitori, almeno fino a quando questa situazione non si risolverà, almeno in parte, perché io ho fatto dal 4 fino ad oggi, che è, mi sembra, il primo di aprile, quindi dal 4 di marzo a oggi, sono stata da sola in casa, mi sono sentita male, ho avuto la febbre, ho ancora la febbre dal 4 in realtà, non dovuto a questo virus, ma dovuto a qualcos'altro che ancora non si sa. Fatto sta che io me ne sono stata da sola a casa. Dopo quasi un mese inizio ad accusare psicologicamente, e in più anche la questione di soldi, fare la spesa, inizia a diventare un po' un problema, per cui me ne vado dai miei genitori, così ho intanto qualcuno con cui parlare che non sia il gatto. Loro hanno il giardino, quindi è già tutta un'altra situazione. Però siccome non posso portare tutte le mie cose, anche perché dopo questo periodo io poi ritornerò in questa casa, quindi non è che trasloco, mi porto solamente lo stretto necessario, indispensabile, le cose per il gatto, pigiami e mutande e fine. Quindi non mi posso portare i prodotti finiti dietro, ragion per cui faccio il video adesso, così butto via tutto e non ci pensiamo più. Allora, chiusa questa parentesi di aggiornamento della mia meravigliosissima vita, vi mostro i prodotti. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo intimo calmante lenitivo della linea Natu di Officina Nature. Questo prodotto mi è stato omaggiato al Sana. Ha un buon prodotto, la confezione fatta in questo modo non mi fa impazzire, preferisco qualcosa con il dispenser perché è più comodo. Comunque è un prodotto molto delicato, anche la profumazione è delicata, però nonostante sia delicato avverte comunque si ha una sensazione di pulito, quindi lava comunque molto bene la zona. Mi è piaciuto, non mi ha dato problemi di irritazioni, bruciori o pruriti, quindi è un prodotto che potrei acquistare tranquillamente. Poi, un prodotto che invece non mi è piaciuto per niente è questo di Nakomi, questa schiuma detergente per il viso, che vi avevo mostrato anche in un video prodotti sì e no, top e flop, non mi ricordo, comunque vi lascio il link di quel video. Sono 150 ml, le mousse in genere durano tanto tempo, in realtà con questa è durata pochissimo, perché non va a creare quella bella schiuma corposa, ma è una schiumettina molto liquida che sparisce a contatto con la pelle, quindi per ogni applicazione dovevo stare lì a spompettare 6 ore e mezzo, quindi tanto prodotto è andato sprecato. E in più, al di là di questa consistenza che non mi è piaciuta, non mi dava la sensazione di avere la pelle pulita, quindi no, un prodotto che non mi è piaciuto. Ho terminato questo shampoo extra volume di Hands on Veggies. Non ho sentito parlare molto bene di questi prodotti, devo dire la verità. Di questo shampoo però avevo sentito parlare bene da qualcuno, ora non ricordo chi. A me è piaciuto. Allora, volume zero, però come shampoo mi è piaciuto, lavava bene i capelli, li rendeva leggeri, puliti a lungo. La profumazione non è niente di che, ma non è neanche terribile, sì, cioè nel senso un prodotto nicchie, probabilmente però non andrei ad acquistare nuovamente perché non mi ha fatto impazzire. Ho terminato poi due gel doccia. Uno è di Benecos e mi era stato omaggiato al Sana dall'azienda ed è Winter Dream, un gel doccia, credo in edizione natalizia, ma penso si possa comunque trovare anche adesso. Mi è piaciuto. Allora, profumazione dolcina,
Buona, ma c'è anche di meglio. È un gel molto 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 denso, lava bene, non secca la pelle. L'unica cosa è che appunto, siccome è molto denso e scivola anche un po' via, vi consiglio di utilizzarlo con una spugna. Io ho una spugna di quella Retina con cui mi trovo benissimo e non l'abbandonerò mai, però appunto, data la consistenza di questo prodotto, vi consiglio di utilizzarlo con una spugna perché altrimenti sprecate il prodotto, vi cade in doccia, eccetera. Però niente male, nel senso, è un gel doccia, non c'è molto da dire sui gel doccia. Altro gel doccia è questo qua di Balea, che in realtà è una schiuma da doccia, Hawaiian Dream. Non so se questa profumazione c'è ancora, comunque nei DM trovate molte schiume da doccia di Balea. Era il primo prodotto da doccia in mousse per me. Allora, la profumazione è molto buona, estiva, eccetera, però allora, intanto mi è caduto, mi si è rotto il pippolino, quindi ogni volta dovevo appoggiarlo, tenerlo e schiacciare. Sono riuscita comunque a finire il prodotto, però cioè, si è rotto. Comunque la profumazione è buonissima, però secondo me, allora, intanto non mi ha data la solita soddisfazione degli altri gel doccia, nel senso, non sento la pelle così pulita come con un gel doccia normale, e inoltre dura troppo tempo, cioè se siete da soli in casa e quindi lo utilizzate da soli, veramente è infinito. Io credo di avercelo in doccia da un anno, perché dopo mesi che lo utilizzavo da solo ho iniziato a alternarlo con altri prodotti e l'ho un po' accantonato perché non ne potevo più. Un buon prodotto, ma per quanto mi riguarda dura troppo e quindi io poi mi stufa la profumazione, mi stufa il prodotto. Non credo che queste mousse doccia facciano per me, ne ho un'altra della Dove, però poi credo di non acquistarle. Ho terminato poi questo balsamo per i capelli, camomilla e aloe vera, 100% biologico, con estratti 100% biologici, certificato IAB di pH bio, certificato anche vegan, ok. Questi prodotti di pH bio si trovano alla Lidl, nei discount Ecom e anche nei DM. Nel mio DM, nella mia città, non c'è ad esempio pH bio, però mi dicono altre persone che si trovano anche nei DM. Allora, la profumazione di questo prodotto non mi è piaciuta, perché si sente l'aloe, perché mi ricorda qualcosa di, non lo so, non mi è piaciuta perché mi ricorda qualcosa di non troppo piacevole, ecco, non so, non saprei neanche che cosa. Comunque, un prodotto molto molto denso, la confezione è scomoda, infatti io da metà prodotto ho dovuto utilizzarlo girato in questa maniera qua, perché come si può vedere anche dai residui non scendono neanche a sbatterli. Anche questo ve l'avevo messo in un prodotto top e flop, una roba del genere, vi lascio il link anche di quel video, mi è piaciuto tanto. Non va ad appesantire i capelli, districa molto bene, non li va a sporcare, non importa tenerlo in posa tanto, anzi io non lo tenevo in posa praticamente per niente, mi è piaciuto molto. Ho trovato più buona la maschera alle castagne, anche utilizzata come balsamo, però devo dire anche questo non è male, mi è piaciuto, costa poco, dura tanto perché basta poco prodotto, sono 250 ml, a me è durato veramente molto. Ho utilizzato questi sali da bagno Kneipp, questi qua Jasmine e Argan, mi sono piaciuti molto, anche questi potete trovarli su Eccoverde oppure nei DM, costano tipo 1,99 euro, sono 60 grammi. Io non ho la vasca, quindi utilizzo questi prodotti per i pediluvi e mi trovo molto bene. Adesso, sempre di Kneipp, sto utilizzando un olio per i pediluvi. Comunque, la profumazione è buonissima, molto rilassante, un po' dolce, un po' fiorita, però non è forte, non è stucchevole. Io non amo le profumazioni troppo dolci e troppo fiorite, però questa non mi è dispiaciuta. Idratava leggermente la pelle, i piedi risultavano più morbidi, mi è piaciuto, è un buon prodotto, veramente buono. Poi ho terminato tre maschere per il viso, la prima è questa qua, le Driadi Argan e Argan, è una maschera rigenerante viso, che di questo, ecco, questo è l'unico prodotto di cui non vi ho fatto la recensione sul mio blog, perché non mi ha fatto niente, cioè proprio non ho visto nessuna differenza, quindi boh, soldi buttati via, meno male che costa poco.
Poi, altre due maschere utilizzate, perché dovete sapere che io di solito ho la pelle mista, ma in questi giorni, in questo mese, non so se è perché sto a casa e non esco mai, se è perché ho fatto più docce, mi lavo di più perché sto poco bene, se è appunto perché sto poco bene, non ho ben capito, però ho la pelle secca ovunque, quindi ho fatto due maschere un po' più idratanti e sono di Tony Moly. Allora, la prima è... sono attaccate, questa qua al riso, una profumazione deliziosa, molto 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 piacevole, molto buona, sa tipo di pulito, non lo so, molto buona. Il siero è un siero bianco lattiginoso che non cola, nonostante questo tessuto sia molto imbevuto di siero, non vi cola addosso. Il tessuto ha un'ottima grana, aderisce molto bene al viso. Io l'ho utilizzato stando al computer, quindi non ero sdraiata e non è scivolata giù, quindi ottima. Mi ha lasciato la pelle molto liscia, nutrita e anche luminosa, quindi per niente unta, per niente appiccicosa, mi è piaciuta veramente tanto. Un'altra che mi è piaciuta è questa qua, all'avocado, sempre di Tony Moly, sempre della stessa linea I'm Real. Mi è piaciuta molto anche questa, buona profumazione, anche se l'altra profumazione mi è piaciuta di più. Molto imbevuto di siero che non andava a colare da tutte le parti. La maschera, anche qua, stessa grana dell'altra, non va a scivolare via dal viso. L'unica cosa è che il buco per la bocca non è che coincideva molto con la mia bocca, però vabbè, pace. Ha lasciato la pelle molto liscia, molto morbida e nutrita a fondo, veramente molto nutrita, ma non appesantita. Non unta, non appiccicosa, mi è piaciuto. Se avete la pelle secca e non state attenti agli inci, questa ve la straconsiglio. Infine, tre campioncini, vado velocissima. Allora, due campioncini sono di Comfort Zone, un marchio che io amo alla follia, che si può trovare nei centri estetici o credo anche nel loro sito internet. Questo è un gommage per viso e corpo. Allora, per il corpo assolutamente no, perché non vi fa niente. Io li ho utilizzati sul viso, mi sono piaciuti tanto. I prodotti di questo marchio hanno delle profumazioni che vi fanno veramente... vi fanno fare dei percorsi sensoriali assurdi. È proprio una qualità diversa dagli altri prodotti, proprio da spa, una spa in casa. Mi è piaciuto tantissimo. L'altro campioncino è questo qua, è una maschera per capelli di Hemp più Herapy. Questo mi era stato dato, penso, del marchio Vitamins, è un prodotto israeliano, mi era stato dato al Cosmo Prof. Districa in una maniera assurda, proprio super 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 districante, lascia capelli lucenti, morbidi, mi è piaciuto tantissimo. L'unica cosa è che ha una profumazione molto forte, sa proprio di profumo da profumeria, ecco, è come spruzzarsi il profumo e rimane sui capelli. Però a parte questo, che non mi è piaciuto moltissimo, anche se la profumazione era buona, però a parte questo è un ottimo 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 prodotto, ve lo consiglio. Se non so dov'è che si possono trovare questi prodotti, ma se li trovate ve lo straconsiglio. Quindi questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere che cosa avete finito voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!